penso per esempio al patto Tondo-Tremonti, tanto vituperato, no? Però è ancora lì, nessuno l'ha toccato, si è fatto il bilancio solo perché quel patto c'era, ho sfidato la Serracchiani pubblicamente a un dibattito in aula su questo tema, non c'è mai stato, e si continua a parlare a vanvera dicendo che il patto Viene Tondo-Tremonti continuamente è attaccato da Laura continuamente Serracchiani attaccato questo. senza però portare dati concreti. A me piacerebbe davvero avere un confronto anche in questa sede. Io sfido Deborah Serracchiani a venire qui con lei mediatore, con lei interlocutore, a vedere e parlare chiaramente sul patto Tondo-Tremonti. Proviamo a chiedere con i numeri alla mano, vedere se Tondo ha fatto bene o male. Io registro un fatto solo, sono passati 16 mesi, 18 mesi e il patto Tondo-Tremonti è ancora lì, nessuno ne parla più, ne parlano solo i termini negativi, però i quattrini che stanno alla base del bilancio che hanno appena fatto sono i quattrini assicurati e garantiti dal patto Tondo-Tremonti. È ora di finirla, non solo io mi devo difendere da questo patto, io attacco su questo patto, perché sono convinto che se non lo avessi fatto non avrei fatto l'interesse dei cittadini che mi stanno ascoltando. Ho chiesto a Cosolini se Amira, infatti, chiaramente non è una cosa che si dichiara tanto, con tanto anticipo, però Aringa ha confermato, insomma, e da lì è nato un po' un confronto anche con le altre forze della sinistra che sostengono la sua amministrazione, di volersi ricandidare nel 2016. Ma io una volta lessi una dichiarazione di Cosolini nei miei confronti, una persona con Cosa diceva? quale ho un rapporto molto piacevole perché mi è simpatico, ci conoscevamo da prima, eccetera. È stato buon assessore della giunta Illy. E lui disse: la legislatura di Tondo, con un'eleganza che gli riconosco, credo che non sarà una legislatura memorabile. Ecco, io gli ricambio la cortesia: non credo che la sua legislatura da sindaco sarà una legislatura memorabile. E che